volevamo sapere dal professor Spatafora qual è il ruolo cruciale che possono svolgere le associazioni per migliorare la circolazione e soprattutto la creazione della conoscenza nell'ambito del triangolo della logistica. Grazie, perché era una domanda che mi aspettavo, ne stavo parlando prima. Io penso che il triangolo è perfetto, ma al centro, lo avevo già detto, c'è la persona. Noi ci dobbiamo occupare, quindi la persona significa formazione. Quindi nel triangolo il ruolo ce l'hanno tutti e tre, ce l'hanno le università, ce l'ha ovviamente l'impresa e ce l'ha il centro di ricerca. Ma dove confluisce tutto questo? Sulla persona, sulla formazione, quindi l'università, quindi sull'education, e quindi portare queste persone verso poi un quale tipo di formazione? Una formazione di alta qualità, cioè dove il sistema europeo della quality assurance venga applicato e venga definito. Chiediamo al dottor Bisogni, presidente dell'Associazione Italiana di Logistica e dell'Associazione Europea di Logistica, quali sono i gap che si riscontrano, i maggiori gap che secondo lei si riscontrano nel triangolo della logistica e come le associazioni come ILOG e ELA possono contribuire a colmarli. Ma nel triangolo della conoscenza, dici? Allora, un tema forte è quello legato alle conoscenze applicate. C'è tuttora uno scollamento fra le materie che vengono insegnate all'università e le competenze richieste da chi entra poi in azienda. Potremmo fare tanti esempi concreti, però penso banalmente, ma non troppo, la capacità di guidare un team di persone. No? La capacità di guidare un team di operai o di magazzinieri è un qualcosa che nelle università non si impara, per cui tutta l'area dei soft skill, che tanto soft non sono, è sicuramente un qualcosa su cui si può lavorare.